Buongiorno a tutti, una bellissima giornata oggi, venerdì 26 aprile 2019. Sono lieto di annunciarvi una notizia che ci è arrivata da i Money Angels. I Money Angels, come già saprete, chi ci segue, hanno introdotto un piano per eliminare la povertà del mondo, una zona valutaria alla volta. Inizialmente nella zona euro, nell'area dell'euro, subito dopo negli Stati Uniti col dollaro e infine in Svizzera con il franco svizzero. Ma la notizia interessante è che da domani, sarà introdotto il franco CFA in Africa e il real in Brasile. Queste due valute, secondo i Money Angels, possono eradicare la povertà da 14 stati africani, quelli che attualmente usano il CFA, e dalla zona del Brasile, che è il più grande paese che c'è in Sud America. Quindi con queste due operazioni in Africa e in Sud America ci si propone di dare a, si propongono di dare ad ogni abitante un equivalente, una cifra equivalente a 1000 euro al mese a tutti. Quindi in Africa immagino saranno circa 660 franchi CFA pro capite per sempre a tutti e in Brasile saranno probabilmente qualcosa come 4.000 real al mese per tutti. Sono molto contento di questa iniziativa spontanea, di questa comunità che si è formata intorno al progetto originale di Equacoin, che praticamente ha messo in circolazione questo wallet che è accessibile dal sito equacoin.cash e che già dispone di vari gruppi su Telegram dove in varie lingue, inglese, francese, italiano, tutti si possono praticamente confrontare su questo progetto. Ricordo anche il sito americano, quello che probabilmente diventerà il più importante, che è universalincome.cash e quindi ricordando che l'eliminazione della povertà è l'obiettivo più importante delle Nazioni Unite, a cui segue poi il secondo obiettivo che è l'eliminazione della fame, vi auguro una bellissima giornata e un buon fine settimana a tutti voi. Grazie per l'attenzione, arrivederci.